Domenica 19 febbraio si è tenuto presso il Centro Studi dell'Istituto Paolo VI a Concesio il quarto incontro del corso di formazione per una cultura della pace, dialogo, speranza e riconciliazione, promosso dall'Opera per l'Educazione Cristiana per l'anno scolastico 2022-2023. In occasione della giornata di studio, Monsignor Pierantonio Tremolada è intervenuto su Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Il titolo di questa mia riflessione mi è stato consegnato ed è molto chiaro: Beati gli operatori di pace. E credo sappiate che questa è la settima beatitudine. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, noi troviamo il primo discorso di Gesù. Discorso, lo chiamiamo così perché è un insegnamento offerto per la prima volta in modo abbastanza sistematico. Il Vescovo, nella sua riflessione, è partito da due termini, pace e operatori. E vorrei farlo a partire da un passaggio di un salmo. Nella Bibbia esiste un libro che si chiama il Salterio, è il libro dei salmi, 150 salmi. Salmi sono delle preghiere, e sono preghiere veramente straordinarie. Il Salmo 34, il versetto 12-15, secondo me è molto illuminante nel momento in cui noi ci chiediamo che cos'è alla fine la pace per la parola di Dio. E secondo, che cosa significa essere operatori di pace. Il Salmo dice così: venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. Sta lontano dal male e fa il bene. Prima di pensare alla pace come a qualcosa di lontano da raggiungere, dobbiamo chiederci se il nostro cuore è in pace. Credo sia importante cogliere la connessione tra la pace e la vita. Chi è l'uomo che desidera la vita? Cerca e persegui la pace. La sensazione è che siano due, non dico sinonimi, ma termini che si richiamano reciprocamente. La misura ultima, i confini della pace sono quelli della vita.